Ciao bambini, sono la maestra Flora. Come state? Bene? Volevo ringraziarvi per i disegni che ci state mandando. Grazie, continuate così. Oggi voglio leggervi una storia. Visto che siamo in primavera, una storia che parla della primavera. La viola ed il suo profumo. Fata Primavera aveva portato con sé una scatola piena di profumo delicato. «Regalerò questo profumo al fiore più gentile», disse. I fiori di primavera si presentarono uno ad uno. Prima di tutti, la primula. «Io sono bella, i miei petali sembrano di seta. A me potresti regalare il tuo profumo?» Fata Primavera la rimandò ai piedi dell'albero. «No, tu non hai bisogno del mio profumo». Si presentò la pratolina. «Ed io, che sono la regina del prato, non potrei avere il tuo profumo?» «Guarda i miei petali, guarda il mio cuore d'oro, sembra una piccola stella». «Anche tu, pratolina, non puoi avere il mio profumo». La viola se ne rimase silenziosa e nascosta. La primavera si avvicinò e le disse: «E tu, viola, non mi dici niente?» «Sono contenta di quello che mi è stato donato e non chiedo di più», rispose il piccolo fiore. «Tu, viola, sei davvero buona e gentile. A te regalerò il mio profumo», esclamò la primavera e aprì la scatola. E da quel giorno la viola ebbe in dono il delicato profumo. Allora bambini, avete visto come sono belli i fiori di primavera? La primula, la pratolina, la viola. Qual è il vostro preferito? Quale vi piace di più? Volete provare a disegnarlo? Un abbraccio e a presto. Ciao bambini!